Circa 1500 spettatori hanno preso parte alla prima nazionale del film Teresa Manganiello sui passi dell'amore di Pino Tordiglione, che si è tenuta a Benevento nella sala del Cinema San Marco. Alla presenza di moltissime autorità ecclesiastiche, civili e politiche, un parterre particolarmente interessato ha assistito alla proiezione di una storia vera, tenera e commovente. Il film documentario narra la vita della beata della provincia di Avellino, Teresa Manganiello, interpretata da Federica Citarella, nata e vissuta alla fine dell'Ottocento a Montefusco. La storia comincia nella contemporaneità. La giornalista Fabrizia Gregorini, Maria Grazia Cucinotta, è una reporter di guerra rimasta ferita in un conflitto a fuoco in Afghanistan. Durante la sua degenza ospedaliera riceve un manoscritto di cui è autore suo padre Alberto Sergio Fiorentini, con cui non ha più buoni rapporti da diverso tempo. Il testo racconta il viaggio dello scrittore in Irpinia alla ricerca di documenti e notizie sulla beata Teresa Manganiello, protagonista del suo prossimo libro. Di qui il racconto procede su un doppio registro narrativo, Alberto visitando quei luoghi, leggendo i documenti di padre Ludovico Acernese, confessore della Manganiello, interpretato da Lucio Allocca, rivive come un sogno la vita della beata e della sua famiglia in anni di grande miseria e di tormento. Sono gli anni dell'Unità d'Italia. È un film dunque senza retorica, senza enfasi, con una regia che tende ad esaltare la bellezza e la bontà delle intenzioni. Il film del genere drammatico storico è un lungometraggio di 90 minuti e coinvolge un cast di grande spessore artistico. La Congregazione delle Suore Francescane Immacolatine ha tenacemente voluto e finanziato questo film per trasmettere soprattutto ai giovani la testimonianza di amore, povertà e perfezione cristiana della beata Teresa Manganiello di Montefusco, morta 27enne nel 1876 dopo un breve ma intenso cammino sui passi dell'amore. Teresa Manganiello lascia indubbiamente un messaggio di solidarietà, un messaggio di volontariato, un messaggio di eguaglianza, un messaggio di amore e un messaggio ci insegna soprattutto a dedicare la propria vita agli altri, perché l'umanità ha senso su questo pianeta se c'è l'amore, se c'è la capacità di amarsi, altrimenti si riduce tutto, diciamo, in una frivolezza che sa di materiale. Questo film esprime soprattutto il rapporto che ha questa donna con il suo creatore, con l'immenso, col divino, e ne incarna le sembianze attraverso gli atti che fa quotidiani, prodigandosi agli altri. Diventa medico, diventa magistrato, diventa ribelle, diventa tutto ciò che serve e tutto ciò che porti armonia e che non, affinché l'amore non si slacci su questo pianeta. Teresa è tutto questo, ha rappresentato e rappresenterà tutto questo. Il messaggio che lascia ai giovani è di speranza e di dire a tutti a grande voce: voletevi bene. Siamo qui tutti insieme per la visione del film dedicato alla beata Teresa Manganiello, un momento indubbiamente molto significativo. Ricordiamo, ecco, che i santi sono testimoni, ma sono anche maestri di vita, di dottrina. Abbiamo qui il dottor Gianni Porcelli, che questa sera presenterà questa serata, questo momento così significativo. Chiediamo a lui, ecco, come si sente, in che veste è qui lei questa sera? Io ho sempre fatto il giornalista, quindi mi sento leggermente a disagio nell'essere intervistato, però voglio dire, ho già visto il film, perché dovendo presentare la serata ovviamente me la sono visto a casa in forma privata. Può sembrare retorica, io difficilmente mi emoziono, mi sono emozionato perché il film è assolutamente asciutto, molto scarno, non c'è un'enfatizzazione della santità e quindi c'è invece la semplicità del personaggio. Teresa Manganiello era chiamata l'analfabeta sapiente, ebbene c'è soprattutto la sapienza, c'è il momento storico, eravamo praticamente in pieno risorgimento, eravamo a costruire l'Unità d'Italia, ne parliamo proprio adesso che si celebrano i 150 anni dell'Unità d'Italia, ed era un'Irpinia, un Sannio, che erano terre come quelle che noi viviamo per chi le conosce a fondo, cioè terre assolutamente incontaminate, un verde eccezionale e un verde dell'anima, perché c'era un'anima che traspariva in Suor Teresa Manganiello. La nota caratteristica di questa santa che l'ha colpita maggiormente, qual è il suo tratto specifico? La semplicità, assolutamente la semplicità, il dare solidarietà.
anche senza avere comunque, avendo una famiglia alle spalle che comunque non avevo potuto garantirle l'essere suora perché c'era un problema di indigenza che era ovviamente comune in quei tempi a tutte le famiglie, ma comunque questa famiglia è stata sempre comunque portatrice d'amore e lei questo amore lo trasferiva agli altri, magari anche contro la madre che forse era più pragmatica, era più realistica, invece lei è di un'assoluta asciuttezza. Quindi secondo lei la santità è un'avventura oggi ancora proponibile? È proponibile, però ovviamente i tempi sono cambiati soprattutto gli schemi, sono cambiati anche i riferimenti, i modelli di vita e purtroppo ovviamente oggi i ragazzi di oggi sono abbastanza diversi da quelli di un tempo. Io sono anche rimasto colpito dalla scelta che è stata fatta dal regista a fine proiezione, quando il commento è affidato a Federico Moccia, che è normalmente un autore di libri anche molto molto proiettati sul mondo giovanile attuale, su dinamiche assolutamente diverse, e poi quella molto più penetrante, molto più intima, che invece fa Vittorio Sgarbi, che sarà pure un istrione, ma che è un istrione di grandissima cultura e che ha grande conoscenza anche del mondo cattolico. Sì. Interessante per lo suo importante. Interamente vado a trattare. Noi siamo stati a Cina, siamo stati assolutamente pienissimi. No, guarda, veramente quello che si dice di Vittorio Sgarbi, fammi parlare. Io lo trovo una persona meravigliosa, una persona di grande sensibilità e poi un altro vista. Cioè è tutto il contrario di quello che vediamo in televisione. E poi una persona di parola. Cioè ancora un galantuomo. Io per realizzare questo film in questi ultimi 15 giorni non ho trovato nessuno di parola intorno. Tutto diceva il contrario di tutto. Quindi trovare un galantuomo nel 2012, una persona seria, è una persona. Io ho visto una serie che stata creata sola che amava gli altri. Lui arriva e mi guarda per vedere se sono veramente io, perché mi trovava particolarmente mite, però non avevo nessuna polemica da fare. E quindi mi ha intervistato per la parte che avete visto alla fine, in cui io dico le cose che avevo intuito, non avevo visto ancora il film, di questo rapporto con Gesù, di questa santità semplice, di questa santità che tra l'altro mi aveva già interessato sul piano letterario, non relativamente alla vostra santa che non aveva studiato ed era santa negli atti, ma rispetto a tante sante scrittrici di cui mi interessava proprio il tormento del rapporto con Dio, perché avevo questa curiosità. Quando lui è venuto non avevo un'idea di come fosse la vostra santa Teresa, la vostra beata Teresa. Dopodiché perdo di vista il tortiglione, è convinto, esatto, mi ho anche dimenticato con le testimonianze che avete sentito insieme alle altre di Moccia e Piccolini. Poi riappare più energico di prima, e dice, sono sempre quello della santa, si ricorda di così. Anche lì diceva, chissà cosa la fratella, aveva capito che non avrei mandato via, allora ritorna a casa. E era sempre venuto bene, ma ero meno convinto, quindi dico, tu prendi il mio testo originale e mettilo nel posto. Dopodiché abbiamo stabilito una data, che prima era il 20, dico, no, guardi, io preferisco il 21, mi dice, guarda, vorrei il 20, è deciso, allora chiamo le suore, poi mi vediamo e dice, no, guarda, è molto meglio il 21. Io avevo il 21, prendo il 21, a che ora? Alle 6. Dice, allora, in quel momento ho cominciato un lungo dialogo per vedere come sarebbe potuto arrivare, e poi l'altro giorno mi richiama e dice, guarda, già a Roma, sono 3 ore. E con questo esercizio di Audi, nella prossima trasmissione metteranno a fianco delle suore. E comunque, questo per dire come. Allora io ho capito, non fino a questo punto, perché sono un ammiratore di Paolo Ferrari da quando eravamo bambini, quindi lui era un protagonista del film, mi dispiace anche di aver fatto, come spesso faccio, lo sgambo di avere una sovraesposizione. Avrei immaginato, tanto che non ci fossero gli attori e quindi di non doverli in qualche modo sopraffare, ma soprattutto di essere, come dire, una specie di patrono che viene così in visita di Dio, ed è un paesaggio in cui si rispecchia un pensiero francescano, cioè l'idea, e quindi si sofferma, appunto quando lei muore c'è un fiore che piange, c'è una pioggia, sono delle simbologie che potrebbero sembrare ingenue, ma hanno un parallelo e un riferimento diretto al cantico dei cantici, alla dimensione francescana di questa santa.
Seconda cosa, meravigliose le scenografie, la ricostruzione storica fatta senza artificio, senza finzione, senza colori eccessivi. Nel pensare che io intervenga direttamente sulle cose dell'uomo, quindi il terremoto non sarebbe arrivato di miserie. Io avrei ascoltato la preghiera di chi non vuole un danno di cui non si capisce la ragione. Quindi il rapporto con Dio è difficile. Allora bisogna essere buoni, perché la virtù è premio per se stessa. E non bisogna essere cattivi, perché chi è cattivo danneggia anche sé. Però viviamo in un tempo in cui c'è un idiota che mette una bomba in un cassonetto. E forse perfino per quello io avrei... avete misericordia, perché quello che ha fatto del male fu sempre un uomo, nil humanum alienum a me appunto, cioè non c'è niente di umano che mi sia estraneo, quindi dobbiamo in qualche modo avere rapporto con il male. Quindi è stata la fortuna che questa ragazza, Teresa, ha sentito la necessità del bene, e le scuole che hanno voluto questo film hanno trovato un interprete che si è sintonizzato con questa condizione così elementare, quindi non c'è una storia, non c'è un racconto, non c'è un accadimento eccezionale, c'è un comportamento retto, una virtù che si esprime negli atti. E questo mi sembra che il film dimostri, come anche la ragione della santità, la ragazza che muore a 27 anni, la sua morte è un altro momento drammatico, ma è un po' la pena di essere fisica, un po' le pene di torturarsi, di flagellarsi per essere degna di Dio, cosa che oggi spero le scuole non facciano più. Però anche questo rientra in una logica che non è troppo accentuata, perché la parte, parlavamo con una giornalista, più discutibile, perché una ragazza buona deve farsi del male per essere degna di Dio? Oggi forse una suora può anche non farsi del male e essere degna di Dio lo stesso, sono cambiate alcune cose, ma su queste ogni momento in cui la madre vede le piaghe e si vede la sorta di miracolo che non era più quando arriva il medico, in compenso alla tisi, quindi c'è un Dio che la guarisce dalla piaga, ma non che la guarisce dalla tisi. Quindi è una cosa molto complessa, ma meravigliosi sono quegli interni, quelle chiese, quelle suorine che stanno ad ascoltare suora Beata Teresa. Questo rende il film degno, non so se di Cannes o di Venezia, ma di un'attenzione che forse sarebbe opportuno lo portasse ad andare a Rai 1 in prima serata per vedere le nonne, Lorenzo, Luigi, finalmente esiste, è una notizia. Finalmente esiste, però è mai visto, sono i ministri che vanno a celebrare la vittoria dello Stato con il male, poi non c'è. Questo film dimostra che il bene esiste, è una notizia, c'è anche il bene e una buona cosa esiste. Allora ci vediamo qua. Abbiamo con noi per la PG News il grande Paolo Ferrari, una bellissima interpretazione del ruolo del padre di Teresa Manganiello. Come è stato? La più sincera e la più autentica possibile, voglio dire. Sono personaggi che ti fanno tremare le gambe, perché non è che sono personaggi di un padre inventato di una figlia inventata. Abbiamo parlato di una santa, allora farne il padre, io ho messo un sacco di volte perdono lassù, faccio quello che posso, sono spero di avere un attimo, penso proprio di aver fatto il meglio che potevo, ma insomma è stato abbastanza scioccato, abbastanza... insomma, sono stato impegnato, ho cercato di fare del mio meglio. Grazie. 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 Auguri.